Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Terzo turno del torneo. Siamo 2-0 come il mio avversario, anche il mio avversario sta 2-0. Vediamo un po' cosa gioca. Lancia lui la moneta. Perdiamo di nuovo il lancio di moneta. Zà si andava avanti ADP. ADP. Subito spada indomita. Allora, ma se mi dà Eternatus Crobat sono felice. Eternatus è arrivato. La giochiamo subito. Vediamo la cattura, cacciamo un po' di carte dal mazzo. Prendiamo Krogank. Megaball. Non ci dà. Non ci dà. Il Crobat, ragazzi, ne gioco 4. Su nessuna delle due Megaball è uscito il Crobat. Malissimo, ragazzi, malissimo. Con un turno di ritardo. Allora, il problema è che noi gli facciamo il KO per pochissimo. Per pochissimo noi gli facciamo il KO. Però lo voglio comunque attaccare, ragazzi. Non se ne parla di non attaccarlo in questo turno. Non se ne parla di non attaccarlo.
Non attacca. Questa scelta non l'ho capita. Vi dico la verità, questa scelta non l'ho capita. Era 1-0. Andiamo alla seconda. Allora, col fatto che ho pescato il boss order, se mi avessi attaccato avrei fatto boss order sullo Zacian carico dietro e mi riportava comunque in una situazione di stravantaggio. Queste mani sono fortissime perché posso fare doppio Eternatus, ma cioè ogni volta non ho il base, è una cosa clamorosa, sembra fatto apposta. Mi esce la mano di merda. Lui pure ha partito di Eldegoss, vediamo un po'. Lui pure diciamo che non ha avuto la partenza di Dio proprio, eh. Io meno di lui sicuramente. Mamma mia. Raga, il Toxic Rock in questa partita è importantissimo per fare il KO in un turno su ADP. Se non becca l'amuleto, quindi non voglio perdere Krogan, preferisco perdere Upa. Lui è riuscito a prendere Zacian dopo la mia Mary. Non mi dite che ha preso pure ricerca. Ah no, spada indomita. Ok, la se ha preso pure ricerca, cioè. Me ne andavo. Ora la scelta è difficile. Io non faccio capo quell'Eldegoss, indebolirlo non mi porta niente. Ok. Preferisco fare così sicuramente. Andare di Velox Ball sul boss order. Sono solo due Eternatus. Prendo l'Eternatus. Prendo il Crobat perché non ho nulla per dopo, ragazzi. Non ho proprio nulla. Non prendo l'Eternatus neanche per sbaglio.
E adesso? Adesso so cazzi. Sto gioco, tre scambi di fila, raga. Sto gioco. Sto gioco, raga, sto gioco proprio. Deden. Raga, quattro scambi di fila, quattro. Quattro. Quattro, non due, non tre, quattro di fila.
Per una volta non faccio io il mulligan, incredibile. Meno l'energia. Ok. Cosa faccio adesso? Prende subito ADP. Noi finalmente siamo partiti bene, vediamo se parte bene anche lui. Fino a mo' due partenze orribili per entrambi. Speravo non avesse il palloncino, raga. Che dobbiamo fare? Pure scambio? Ok, almeno lo scambio di energia non l'ho preso, raga. Stava prendendo tutto.
Abbiamo fatto questo premio perché uccidendo un ADP uno Zacian sono 5, con questo sono 6. Lui esce di Zamazenta. Interessante. E non si prende il KO, attenzione. Serve uno scambio, raga. Prima me ne ha dati 4. Raga, che devo fare o dire? Cioè, non posso fare o dire nulla. Non posso fare o dire nulla, raga. Non ci credo. Raga, pure Dendel, Cristo.
Però forse non è il boss. Dedede. No, non ha Deden, che vuoi fare? Deden lo aveva in mano. Raga, purtroppo perdere così non ci sto, non è brutto. Clamoroso. Vabbè ragazzi, come sempre è stato un piacere. Ciao ciao ragazzi.